Andiamo a vedere anche un po' la storia e la formazione che ha avuto Gian Pietro, che ha portato in azienda agricola. Quindi parliamo dei noccioli, partendo appunto dall'esperienza che ha fatto in Georgia con la Ferrero. Allora, noccioli, sesto d'impianto da Questo è 5x3. 5x3. Sono Queste maschio e femmina? piante, No, com'è? queste sono piante, c'è sono due linee di impollinazione, Ok. cioè 80% piante di tonda di sifoni, poi c'è un 10% di tonda Cioè, romana, sono queste, giusto? esatto, queste Ok. qui, e poi c'è un 10% di nocchiona, perché ha bisogno di fare un'impollinazione incrociata. Però sono tutte piante produttive, cioè anche l'impollinatore fa nocciole buone che verranno Ma qua raccolte. quando l'hai messo giù l'impianto? Questo è stato messo giù nel dicembre 2021. Questa è la terza foglia. È il terzo anno che stanno facendo il Ok, campo. e sono in produzione da quando? Vabbè, hanno cominciato a fare i primi fiori adesso. Allora, Dopo qualche 3 anni frutto. vai in produzione? Quattro? Allora, i primi frutti c'erano anche il primo anno in Ok, campo, però. perché le piante erano molto belle dal vivaio, per cui le gemme erano già differenziate a fiore, per cui le piante erano pronte a produrre. Però, diciamo che è una produzione seria, si raggiunge al quarto o quinto anno. Poi Ok. dipende sempre come uno vuole impostare il noccioleto, perché dipende se uno vuol farlo, vuol specularlo e farlo e raccogliere subito qualcosa, oppure Beh, con un sempre bambino quello, chiaro. piccolo farlo crescere. E io ho fatto questa scelta di farlo crescere, quindi orientare le concimazioni in modo che prima crescesse la struttura e poi dopo la pianta fosse pronta con tante gemme e tanti internodi a fare Chiaro. nocciole. Ma costo sull'ettaro di impianto? Circa? Circa 7-8 mila euro, mediamente, poi dopo se devi fare un impianto di filtraggio, di pompaggio dell'acqua irrigua ex novo, ce l'hai già, Chiaro. dipende se fai la scelta come me E del filo. valore produzione circa in un anno? Considerando Di vendere solo le 28 nocciole. quintali Eh? in guscio a un prezzo medio di 2,50 euro, 3 euro, sono dai 7.500 agli 8.000-9.000 euro circa, A dipende, ettaro. sì, a ettaro. Ok. È una produzione, diciamo che è un'arborea da frutto, ma da considerarsi industriale, perché comunque tutte le operazioni sono meccanizzate, Ok. sono meccanizzabili, per cui ed è una pianta longeva, perché ci sono dei noccioleti che durano fino anche 80 anni, Ma se custoditi la bene. cimice con non vi tocca qua? Sì, tocca, tocca. Tocca le balle, ecco, nel senso Tocca le che balle, ci si tocca le arrangia. balle da sola. No, perché anche la Rompe le nocciola è balle. toccata Sì, parecchio, molto, giusto? molto. E diciamo che tra l'insetto antagonista, il Trissolcus japonicus, che è questa vespina, cosiddetta vespa samurai, che va a parassitizzare le uova della cimice. È vero che voi siete in l'Emilia Romagna, l'ha fatto come progetto pilota, no? Sì, l'Emilia-Romagna, ma anche il Trentino, insomma, per cui, però qui c'è una situazione molto grave. Ad esempio, tutta la zona di produzione delle pere di Ferrara e di Modena è stata molto Toccata. toccata dal problema Ma lì che cosa cimici. fai? Che cosa gli dai? Lì gli insetticidi. Allora, non c'è una sola strategia, solo strategia chimica, solo strategia biologica, solo strategia con mezzi fisici. O si chiude il frutteto in una gabbia, una rete, Ok. e allora lì si va a fare come Vabbè. produzione sottoserra. Però ha un costo di impianto notevole, oppure bisogna integrare mezzi fisici con mezzi chimici, con mezzi biologici, Quindi per cui ad esempio distorsione, cioè si può quello fare ad lì? esempio a fine stagione, a settembre, si installa un feromone di aggregazione e le cimici che incominciano verso fine stagione ad aggregarsi per andare a svernare negli anfratti, nelle tegole e così, si accumulano lì su questo telo incollato ed è come una cattura massale. Ho E si capito. riduce l'inoculo per l'anno dopo. E poi l'antagonista, che comunque ci vuole tempo perché si innesti, si ambienti in un'area, però comincia a dare buoni Comunque, dai, risultati. zanzare cimici. Non so perché il buon signore le ha create, ma sono proprio una rottura di palle. Zanzare, anche lì ci si arriva adesso con l'inoculo di maschi sterili, insomma, si contengono abbastanza. Sì. Boh, Sì. noi siamo pieni di zanzare. Comunque, detta questa, va bene, mi spiegherai qual è l'inoculo del maschio? Un maschio che non Sì, può ma figliare. perché dalle nostre parti non le fanno? No, ma lo faranno. Se lo fanno qui, vuoi che non lo facciano da voi, che siete anche meglio su al nord? Glielo chiediamo, non so. Cioè, chi Cosa dove. vuoi dire? Che quelli sotto al Po sono meglio di quelli sopra al Po?
Ma guarda, io non sono molto, basta che mi tolgano le zanzare, io sono felice.